L'attesa è finita, si comincia. Anda zero tiro, prova la gran bomba. Anche lui può provare, deviazione. In diretta dagli studi Web Radio presso Virtual Real TV va in onda Tandem Sport, la rubrica calcistica del lunedì targata FT Lounge Redazione Online. Un altro modo di raccontare il calcio. Ci siamo finalmente. Allora, vai Francesco. Salutiamo intanto gli ospiti studio, qui alla mia destra e quindi alla vostra sinistra Ivano e Filippo. Buonasera. I nostri buonasera due opinionisti, e dall'altro lato chi ci permette, ovviamente chi ci accoglie, la casa di Real TV e Web Radio. È un piacere ragazzi avervi qui. E Riccardo Limoli che lavora sin dalle prime ore di questo pomeriggio per cercare di mettere a disposizione tutto quello che abbiamo. Quindi partiamo. Come ben sapete il lunedì è una giornata strana, ma siamo riusciti nonostante tutto ad andare in onda, quindi diamo al via a questa prima puntata di Tandem Sport. E questo Tandem Sport non poteva che partire alla grande, cercando di parlare ovviamente della nostra Serie A con i nostri opinionisti, e non solo, perché chiameremo tra poco e ve lo sveleremo subito qui in diretta Francesco Millesi ai nostri microfoni, che ci parlerà ovviamente di Serie A con tutta la sua esperienza da metterci a disposizione, e niente, andiamo un passo alla volta e cerchiamo di parlare intanto di questa nostra giornata di Serie A. Ivano, dacci un po' di dati, un po' di statistiche e cerchiamo di parlare un po' della classifica, un po' di quella che è la classifica dei marcatori. Diciamo che è stata una giornata alquanto strana questa terza giornata di Serie A. Abbiamo avuto la Juventus che ha pareggiato a Firenze con la Fiorentina e ha rischiato più volte anche di perdere la partita. Il Napoli ha vinto 2-0 sulla Sampdoria, l'Inter ha battuto l'Udinese 1-0 con un gol di Sensi, che ormai è diventato, diciamo, la sorpresa di questo campionato. Tu che dici, Francesco? Riccardo, da questo punto di vista siamo messi un po'... Allora, alla mia destra assolutamente sì, l'Inter, alla mia sinistra... Ovviamente. Il Milan, un milanista accanito una volta, e poi dall'altro lato c'è il bianconero, simpatizzante bianconero perché tifoso del Catania al 100%, Filippo, che un attimino è concentrato perché segue la parte tecnica. Assolutamente sì, ovviamente chi non ama il calcio, ovviamente in questo meraviglioso stato che è l'Italia. Continuiamo Francesco. Continuiamo Ivano, dai. Allora, poi c'è stata la vittoria fuori casa dell'Atalanta sul campo del Genoa, la vittoria in trasferta del Bologna sul campo del Brescia, sempre il 2 del Cagliari sul campo del Parma, la vittoria della SPAL sulla Lazio, la strepitosa vittoria della Roma di 4-2 sul Sassuolo e... Riccardo, 1-0 del Milan, un po' striminzito. È strano, un po'... il Milan mi sta vincendo ultimamente, no? Vince ma non convince, io direi. Con Stepinski che si è fatto buttare fuori, ha lasciato il Verona in 10 e poi il gol di Piontek. Come diceva Giampaolo, ieri diceva abbiamo vinto ma dobbiamo correggere tantissime cose. Ovviamente il Milan ha altre difficoltà dal mio punto di vista. Assolutamente sì. Non solo calcistiche, perché quella è la minor cosa. Penso che la società ha tanto da correggere, tanto da rivedere. Voi cosa ne pensate? Io direi che oltre alla società anche, secondo me, l'allenatore deve rivedere qualcosa. Io dico più la società, anche perché l'Hellas Verona ieri fin gli ultimi minuti aveva sfiorato l'1-1. Milan è messo abbastanza in 10, male. In 10, ecco, dal 20. Quanti milanisti siete in diretta? Accolgo l'occasione sempre per interagire, certo, con noi. Tu stai cercando di attirare un simpatizzante che ti dia una milanisti, mano. Milanisti, fatevi sentire che qui siamo in difficoltà. Il problema è che i milanisti in questo periodo si fanno sentire tutti con le critiche. Ah sì, certo, ovviamente. Allora, approfitto ragazzi, perdonatemi. Vedete sempre una grafica sovraimpressione, quindi potete contattare la redazione qui in diretta. Ovviamente tutto targato FT Lounge, redazione online. Ci potete chiamare o scrivere WhatsApp e poi oppure continuate a seguirci in diretta, dai ragazzi, perché no. E passiamo invece a quella che è stata la nostra classifica dei marcatori di questa giornata di Serie A. Allora, questo sono curioso, con la soppietta di Berardi. Berardi sale a 5 gol. Berardi è un giocatore ritrovato secondo voi, oppure sempre un fuoco di paglia? Io lo chiedo all'uomo fantacalcio che Eccolo. È alla mia destra, nonché Filippo. Secondo me è in una forma abbastanza strepitosa Berardi, anche perché Sassuolo dal 30° in poi già stava sul 4-0, perdeva 4-0,
Berardi con una doppietta al secondo tempo, diciamo quando la squadra era a pezzi, si è uscito questa doppietta dal cilindro. Quindi per te Berardi è uno che è abbastanza in forma in questo periodo. Abbastanza in forma. Allora continuiamo con il secondo posto di Duván Zapata, che continua a segnare, e continua a segnare anche Luis Muriel, che pare essersi un poco ritrovato con la maglia nero-azzurra dell'Atalanta. Ma io Muriel lo seguo da tantissimi anni, per me sin dai tempi del Lecce, qualità e doti indiscutibili. La cosa che mi spiazza di questo ragazzo è ogni tanto il fatto che si perde, un po' luce, un po' ombre. Molto discontinuo. Stranamente siamo tutti d'accordo qui in studio, non so da casa cosa ne pensate su Luis Muriel. Ci stanno seguendo però ancora non scrivono, quindi scriveteci con i nostri contenuti e interagite con... Sì, assolutamente sì. Proprio insomma è lunedì, questo giorno strano, devo certo, dire. Certo, certo. E noi proviamo a chiamare Francesco Millesi, vediamo se sì. Ci risponde. E nel frattempo chiedo, quindi Luis Muriel è andata. E qual è stato secondo voi il gol più bello di questa giornata di campionato? Per me, senza dubbio, quello di Petagna con la Lazio in mezzo alla Per rovesciata. Me Duván Zapata al 95esimo, gol vittoria. Ognuno ha il proprio punto di vista ed è giusto che sia così. Poi se devo dire per me quello di Sensi, ovviamente, che ha fatto vincere l'Inter 1-0. Vabbè, allora da 68 che fa un gol di testa in quel modo da inserimento d'attaccante. Sensi, ottimo giocatore. Sensi è stata veramente una scoperta non solo della società, ma a questo punto anche di Antonio Conte, nel poter cercare di metterlo, penso, tra gli inamovibili in questo momento dell'Inter. Sì, io devo dire, secondo me è il giocatore che mancava all'Inter in questo periodo. Poi ho ascoltato la sua intervista dove diceva che comunque lui fino adesso non si è mai comportato da professionista, quindi ha perso un po' di tempo attorno a quello che è stata la sua persona, quindi in un certo senso si è ritrovato grazie a Conte. Quindi secondo me con questo ragazzo ne vedremo delle belle. Secondo me Sensi non è una scoperta come dicevate voi, ma già dai tempi del Sassuolo un ottimo giocatore. Ma io penso che sia il collante giusto per questa Inter un po' rinnovata, per quello che abbiamo visto in queste prime 3 giornate, anche se 3 giornate sembrano essere poche per poter giudicare se l'Inter è una squadra che rimarrà a lungo in vetta al campionato. E soprattutto aggiungerei, ha incontrato 3 squadre che comunque non ha giocato contro neanche una big, perché ha giocato la prima giornata con Lecce, poi ha giocato con l'Udinese e col Cagliari. Anche se devo dire queste sono le partite che fanno vincere i campionati, dove l'Inter fino all'anno scorso le perdeva tutte. Sicuramente però, mentre con Lecce ha avuto lo strapotere e il predominio, col Cagliari e l'Udinese sono 2 squadre abbastanza fisiche, i limiti un po' dell'Inter sull'organizzazione di gioco ancora si sono visti. Diciamo che ancora la cura Conte non ha fatto il perfetto. Appunto, Conte nel pubblico Inter... Cosa riscuote? Siete contenti di questo cambio di panchina? Ma sono contento, ma l'allenatore non fa il 100% della squadra. Ma fa un po' la differenza, io credo. Quello no? Sicuramente fa per un po' mentalità. La differenza, perché come diceva qualcuno, porta 15 punti lui da solo. E l'abbiamo visto alla Juve il primo anno, quando ha vinto il primo scudetto con la Juve senza Quindi squadra. Quindi domanda secca, e la faccio a tutti e tre. Partendo dalla mia destra, l'Inter in che posizione arriverà a fine campionato? Ti posso rispondere in due modi. In maniera scaramantica ti dico che arriverà secondo. In maniera realista ti dico che secondo me potrà lottare per lo scudetto, ma alla fine vincerà sempre la Juventus. Secondo me non è ancora una squadra scudetto. Concordo. È una buona squadra in ripresa, secondo, perché la Juve ha sempre quel passo in più. Quindi come posizione in classifica? Secondo. Io non la vedo come squadra scudetto, però quello che mi auguro è che sia in zona Champions, che concludi in zona Champions per portare comunque una squadra italiana in questa grandissima competizione. Speriamo che ce la fanno, assolutamente. Poi al di là del mio tifo rosso-nero, però siccome io è impossibile che noi arriveremo proprio però è giusto. Dai, sembra esserci, tra l'altro, alla prossima giornata di campionato dovrebbe esserci una partita sabato, diciamo che c'è il derby, ma poi subito quest'anno proprio e tutti. Quindi la prossima puntata di Tandem Sport, io lo dico qui da parte neutra,
chi perde porta i pasticcini, perché questo potrebbe essere tipo una parte. Riccardo, prepara. Possiamo fare una cosa, possiamo fare una diretta straordinaria, magari da qualche punto dove c'è la diretta della partita, non inquadriamo la televisione per i diritti che ci sono, ma la commentiamo in diretta noi. Questa settimana sarà una settimana ricca di partite molto belle, di big match, diciamo, anche in Champions. Dacci qualche anteprima. Abbiamo Napoli-Liverpool, Dortmund-Barcellona. E poi abbiamo sempre Ajax Lilla. Nei campionati esteri abbiamo molti big match. E sempre in Champions abbiamo Atletico Juve e Paris Saint Germain Real. Diciamo sarà la partita più interessante. Ma a proposito di Champions, vi faccio una domanda. Sono io, mi prenoto con il campanello solo per salutare Rosario e Giussi Castiglione. Credo che scriva Rosario alla redazione. Dice: è troppo presto per giudicare. In realtà hai perfettamente ragione, Rosario, no? E ti coinvolgiamo, quindi, visto che sei tra i primi timidi a scrivere, qual è il tuo punto di vista in merito alla prima domanda che abbiamo effettuato qui agli ospiti, cioè agli ospiti di studio? L'Inter cosa farà in questo campionato? Dirà la sua o arriverà sempre come gli altri anni tra il terzo e il quarto posto? Rosario, ti invitiamo a scrivere in diretta oppure chiamaci utilizzando il numero che è sovraimpressione, lo ripetiamo, 328-0208-863. Magari sei interagisci con noi in diretta telefonica. Tra l'altro, Rosario è uno juventino, se non erro. Vabbè, lì non si ci può dire nulla assolutamente. Ognuno tifa per la squadra a cui ovviamente... Rosario, chiamaci o scrivi in diretta, fai tu. Ma a proposito, io volevo continuare quel discorso famoso della Champions. È l'anno giusto per la Juve oppure no? E questa mi sa di domanda provocatoria. Ovviamente provocatoria. Che è una domanda provocatoria per me, rispondo subito. Secondo me la Juve è in Champions, a livello europeo, in campionato europeo, abbastanza sfortunata. L'ha sfiorata negli ultimi anni con 3 finali, di cui quella vinta con il Barcellona 3-1, secondo me era quello l'anno giusto per vincerla, non l'ha vinta. Vabbè, avete incontrato uno squadrone. Uno squadrone sì, ma era una Juve da Champions e comunque è arrivata in finale seconda. Diciamo che... C'è Danilo e Barbara, poi tutti a coppia sono, certo, i profili certo. Abbinati, penso che scrive Danilo, nulla togliere al gentil sesso, anche le donne seguono il calcio, credo che sia Danilo che ci scrive, l'Inter farà un bellissimo campionato, un bel campionato. Quindi già Danilo, sono d'accordo. Danilo conferma sì. Ovviamente la tendenza che c'è qui in studio. E ti salutiamo a prescindere dal Danilo, discorso Inter. Grazie Danilo per e averci se vuoi scritto. Interagire interagisci con qualsiasi altra domanda, qualsiasi spunto, qualsiasi riflessione, per noi è ben accetta. Assolutamente sì. Continuiamo con la classifica marcatori, perché ci eravamo fermati a Berardi, a Zapata, a Muriel, a Mertens, a Immobile, per poi arrivare alla sorpresa. Donna Ruma, ex Catania, in attesa di Balotelli. Il Brescia sfoggia, ha trovato il suo il vero bomber di queste prime giornate di campionato, è Donnarumma. Donnarumma, tra l'altro, che tutti davano per giocatore di Serie B, e invece si sta dimostrando un talento veramente importante. Al Fantacalcio in molti l'hanno preso come terzo attaccante, e se lo ritrovano come terzo attaccante e Fantacalcio. E io quest'anno non sono da Fantacalcio perché mi sono concentrato su quello che è Tandem Sport, su quella che è questa nuova rubrica tutti i lunedì qui presso gli studi di Real TV Web Radio. Riccardo Limoli ci dà qualche chicca o andiamo avanti? C'è Tony Pesce. Sì, un altro saluto che ci manda Tony Pesce, ci scrive Mitici. Tony, secondo ciao, te Tony. Sui quesiti che stiamo ponendo, come la pensi? Soprattutto chi farà una bella annata quest'anno in salutiamo campionato? Salutiamo anche Giuseppe Verde e Francesca che è in diretta e ci stanno seguendo. Perfetto. E poi secondo te chi, se la Juve è già favorita per la Champions e se quest'anno riuscirà ad alzare questa famosissima coppa? Facci Tony, sapere anche tu, Tony. Tony, ovviamente io ti saluto, a parte la SD New Team Etneo, che ovviamente che la salutiamo tutti. Salutiamo tutta il presidente e tutta la società. Facci sapere anche la tua, se pensi che l'Inter o a questo punto la Roma, chi può essere l'alter ego di questa Juve che a quanto pare sembra essere sempre la favorita. Ma anche dopo la battuta d'arresto. Filippo Fonseca, che dici? Fonseca, ottimo allenatore. Ieri ho seguito la partita proprio attentamente, ho visto che la squadra lo seguiva al 100% ed era messa abbastanza bene. Secondo me la prima mezz'ora davvero big d'Europa. Ma poi secondo te quindi l'addio dei senatori ha favorito un po'? Ha fatto benissimo per la Roma.
ottimo ambiente ritrovato. Quindi si è svecchiato l'ambiente. Si è svecchiato. Ma tutto c'è una ambiente cosa giovane che dove vi voglio. Nessuno... Si è deromanizzato. Guarda, esatto. guarda un attimo, è veramente una chicca. Ma Mkhitaryan ha dato qualcosa in più o è un giocatore finito che arriva in Italia come tanti altri, Ribéry e quant'altro? Ribéry ha rischiato anche di segnare. No? Finito. Ribéry allora, ha rischiato Ribéry di segnare. Ne parliamo dopo. Mkhitaryan, secondo me. Ottimo giocatore, e ha portato alla Roma la sua esperienza a livello internazionale, però non è secondo me il giocatore che potrebbe farti vincere quel campionato o magari quelle coppe europee che sono abbastanza decisive. Può portare quei 10 gol l'anno. Abbiamo qualcuno che sì, adesso stanno entrando un bel po'. Prima Giuseppe, un attimo, perdonami, voglio leggere appunto il messaggio di Rosario che ci scrive: secondo me l'Inter ha preso un grande motivatore in panchina, e io sono d'accordo che l'allenatore può fare anche la differenza, ma il problema da risolvere secondo me è la società. Mi posso sbagliare, puntini puntini. Un messaggio molto intelligente, Rosario, che ne dite? Ma io concordo con quello che dice Rosario, perché è un messaggio anche tecnico dal mio punto di vista, e ha detto delle parole sacrosante, per cui condivido il tuo messaggio, ti abbraccio e ti saluto ancora, Rosario. Continua a seguirci. Poi c'è Tony che scrive: la Juve è sempre la squadra da battere, l'Inter e il Napoli daranno sicuramente fastidio, e probabilmente sarà così. E ovviamente da buon intenditore di calcio anche Tony Pesce ha... Quindi Tony apre il ventaglio a tre, già apre abbondantemente. Io sono d'accordo più con Tony che con Rosario, perché comunque Tony conferma che la Juve è, diciamo, la squadra da battere, più realistico come messaggio. Sì. Mentre invece Rosario concordo fino a quando dice il motivatore in banchina ha preso allenatore, diciamo, Conte. E Conte. Ma il problema secondo me non resta la società, e l'Inter è in netta ripresa. Allora stiamo provando ancora a chiamare. Anche perché comunque e a livello societario, scusa se si fa abbastanza, secondo me. Con l'arrivo di Orialis, secondo me, e i pieni poteri a Zanetti, finalmente la proprietà cinese ha capito un poco che non ci deve mettere le mani. Ma quello esatto, sicuro esatto, probabilmente. Esatto. E poi c'è ci chiedono un pronostico. Salutiamo Peppe Verde che sono stati ospiti qui certo. per noi con Enzo. Ciao Peppe. Un pronostico su Torino-Lecce. Dai, chi gli risponde? Da Torino-Lecce ti rispondo, risposta, ti rispondo io in maniera secca, 3-0 Torino. Wow, giocate, fantastico. Però. Quindi qua già siamo con i numeri. 3-0 Torino. Un over se deve completare la schedina. Se ti rolla ci stai ascoltando, 3-0, va 3-0, bene? 3-0. Con gol di Belotti sì. Con gol di Belotti e Zaza nel secondo tempo. Continuate a scriverci, continuate a scriverci. E continuiamo tutti noi con la classifica invece marcatori, per non annoiarci e non annoiarvi soprattutto. Competiamo con vai. Ceppitelli. Poi il grande Lukaku, che però nell'ultima giornata è apparso alquanto stanco. Kouamé, Edin Dzeko, Kolarov, Criscito, Insigne, Pulgar e Sensi. E concludiamo con Petagna e basta. Ceppitelli, andiamo... doppietta del difensore, diciamo molto fortunato, però come doppietta fortunato sì, ma ha portato la vittoria, diciamo, alla squadra. Lui un difensore che fa una doppietta. Invece secondo me la vera sorpresa di quest'anno sarà Edin Dzeko, che con Fonseca appare rinato. Sembra sì, sono d'accordo. E io me lo auguro, perché questo ragazzo si è impegnato tantissimi anni in giro per l'Europa e nelle squadre veramente importanti faceva sempre la differenza. Certo, giocare in Italia da un punto di vista mentale è, a mio avviso, il campionato più complicato, sì, perché le pressioni soprattutto dipende da situazione, da alcune piazze, vedi Roma, Milano, Napoli, Torino. Non è tanto le doti tecniche o balistiche, ma quello che è l'approccio mentale e l'inserimento all'interno di un club così blasonato spesso fa andare in tilt anche i migliori giocatori. Se pensiamo ai Icardi, se pensiamo a tantissimi bomber che poi devono per forza trovare stimoli altrove, perché determinate realtà poi forse non li mettono più a proprio agio, per cui non possono dare il meglio di però sé. Però sono due casi diversi, Dzeko con Icardi. Dzeko si è trovato in uno spogliatoio dove a comandare era Totti, dove il vice era De Rossi, e poi in mancanza dei due c'era il terzo romano che era Florenzi. Diciamo non aveva nessuno diritto di parola dentro lo spogliatoio e comunque in gambo. E il Casecardi merita un minuto di riflessione in il attesa. Il Casecardi è diverso perché di non ha trovato uno spogliatoio dove era composto da senatori, ma uno spogliatoio dove abbastanza tranquillo a mio avviso, fatto da gente un po' come con la stessa testa come quelle di Cardi, però
diciamo, quello è un, a livello personale, Riccardi ha sbagliato con l'Inter, con la curva, con la società e con tutto il popolo nerazzurro. A mio avviso però abbiamo perso comunque un talento, perché Riccardi rimarrà per me un bomber di altissimo livello, non sono interista e questo... Io sono però molto obiettivo e molto oggettivo nelle mie riflessioni e quindi dico Riccardi, al di là della scelta Paris Saint Germain o quant'altro, per me rimane una nota stonata, una nota negativa, perché è sempre un bomber che la nostra Serie A merita. Sono se d'accordo. Mi date un attimo la parola, restituite la parola, c'è Giuseppe Verde che ricambia il saluto con affetto qui da parte di ciao tutti Giuseppe. Noi Peppe, grazie ciao, e poi Rosario ci scrive io che lui ha scommesso over su quella partita, sì? 1-2 si sente. Ah, ok. E vabbè, ma ci, 1-2 ci over, può stare. Una bella giocata. Ci anche se ovviamente il Torino è abbastanza favorito, anche perché... Un bel risultato, certe volte bisogna puntare. Sì, assolutamente. Però, sì. Grazie Rosario, stanza. Continua a seguirci, vai ragazzi. Noi... Una cosa che salta all'occhio, vi volevo dire, sono i 3 gol che già ha subito la Juventus in questo campionato. Quindi la granitica difesa della Juventus è stata sempre un punto di forza, sta vacillando. È più colpa dell'infortunio di Chiellini o del fatto che De Ligt non si è ambientato? Secondo me non è colpa di nessuno, perché comunque quando uno si infortuna non ha colpe. Però Chiellini nella difesa bianconera è decisivo. L'abbiamo visto nelle passate stagioni nettamente, penso non c'è nemmeno dubbio, come quando la Juve l'anno scorso... E uscì contro l'Ajax in mancanza di Chiellini. Io devo stoppare entrambi, perché dal mio punto di vista invece dico che quando un meccanismo è oleato e ancora non è nel caso di De Ligt, che non è entrato nei meccanismi del campionato italiano, se pensate alla voragine che ha lasciato durante l'incontro col Napoli, ti fa pensare, ti fa capire che il nostro campionato tatticamente è un livello no avanti, di più, è un livello pazzesco rispetto a un campionato olandese, dove fai la differenza da un punto di vista atletico fisico, ma da un punto di vista tecnico e da un punto di vista della parte proprio tattica in Italia si fatica. In più i meccanismi di Sarri, che debbono entrare all'interno del circuito Juve, sono anche essi da oleare. Dobbiamo non aspettare il rientro di Chiellini, ma dobbiamo cercare di capire dove può arrivare l'approccio di Sarri rispetto a quello di Allegri. Gli dobbiamo dare del tempo, perché le cose non possono funzionare dall'oggi al domani, soprattutto se si parla di calcio. Non è un meccanismo con la bacchetta magica, ma serve, ma soprattutto altro. Anche perché il gioco di Sarri è un gioco abbastanza particolare, quindi prima di poter entrare è anche vero, dipende da quale punto di vista la vedi. Se parli a livello tattico, il campionato italiano è, diciamo, il più faticoso per chiunque giocatore arriva. L'abbiamo visto con Cristiano Ronaldo e l'abbiamo visto con molti giocatori forti. Ovviamente in Olanda la tattica, diciamo, lascia un po' a desiderare. Lascia un po' a desiderare, esatto. E da un campionato all'altro passiamo ovviamente a quella che tutti prendiamo a cuore, che è la squadra della città e quindi Calcio Catania e Sicula Leonzio. Però parliamo un attimino di quella che è stata questa giornata di Lega Pro, sempre con Ivano che ci dà un attimino una breve panoramica su quelli che sono stati i risultati e la classifica, e poi entriamo nel tecnicismo per parlare un po' delle due partite più importanti per quello che ci riguarda. In ogni caso, parlando della nostra testata Effetti Lounge Redazione Online, tendiamo soprattutto a cercare di capire quelle che sono le logiche di due squadre che seguiamo. Le altre non è che non sono importanti, però noi Leonzio e Calcio Catania cerchiamo di mettere una lente di ingrandimento e quindi vai Ivano prima di entrare anche per chiudere il discorso Serie A. Rosario poi rispondeva: io credo che Sarri non ha i giocatori adatti al gioco che può esprimere, spero di sbagliarmi, e così chiudiamo anche il discorso Serie A. No, non possiamo che dirti non hai ragione, ma è il tuo punto di vista, quindi lo rispettiamo. E noi siamo ben lieti di accettare qualsiasi tipo di commento e di critica costruttiva. Non possiamo che dirti: potresti avere ragione. Commenterei anche il messaggio di Rosario, sempre per restare in tema Serie A, che ci dice: De Ligt è nato con la camicia, mi sa addirittura.
ha avuto la potenza di far crollare un carro armato come la nostra bandiera e Chiellini. Ma è direi sì, è un grande sicuramente. Ci farà vedere tanto, secondo me, in questo campionato. Quindi noi rispettiamo tutti i punti di vista, tutte le opinioni dei nostri fans della pagina, quindi nonché follower, perché questa è una parte ormai molto diffusa. Ma andiamo avanti e quindi parliamo un po', cambiamo da un campionato all'altro, non perché la Serie A sia più importante, perché per noi i campionati sono tutti importanti e diamo la stessa valenza sia a un campionato di Serie A come un campionato di Lega Pro, alla Serie D, all'eccellenza, alla promozione, e andremo poi a svelarvi quella che è la chicca finale, che è il futsal, il nostro special guest che sarà Marcelinho, speriamo di averci ai microfoni, della Supercoppa italiana, ricordiamo. Quindi Ivano, a te la parola per quanto riguarda il discorso della classifica e della classifica marcatoria anche della Lega Pro. Questa quarta giornata comunque ha visto il Catania vincere contro la Viterbese con un rigore contestatissimo di Ciccio Lodi, con tutte le polemiche che ne vengono fuori del presidente della Viterbese, e diciamo con uno spogliatoio spaccato, perché la notizia dell'ultima ora dice che lo Monaco ha comunque citato in giudizio Biagianti, Marchese e Saro. E questo non va sicuramente questo bene. Questo è venuto a creare il trio come a Roma, diciamo, con Florenzi, De Rossi e Totti, a Catania, Bucolo, Marchese e Biagianti. Comunque esclusi fuori rosa per motivi disciplinari fino a data da destinarsi. Ma questo dovremmo chiederlo a qualche tifoso se ci sta seguendo in diretta. Il mio pensiero a tal proposito è sempre: fa male alla piazza, fa male ai tifosi, fa male allo spogliatoio, fa male proprio alla città, quando uno non ha più gli stimoli per poter giocare, per potersi esprimere e quant'altro. Forse è meglio che si fa da parte piuttosto che cercare di mettersi contro quelli che sono magari gli obiettivi della società, o in questo caso di qualcuno che sta guidando la macchina e ha la visione. Anche perché secondo me innanzitutto i tifosi del Catania dobbiamo, perché siamo tutti quanti tifosi, fare un reset. Dobbiamo scordarci gli anni della Serie A, dobbiamo scordarci gli anni fantastici che abbiamo vissuto, dobbiamo fare un reset. Dobbiamo pensare che siamo con una società, per quanto possa essere vecchia, nuova, perché ha un budget completamente ridotto, con dei giocatori che comunque, per quanto possano essere di categoria, ancora hanno bisogno di amalgamarsi. Quindi ci vuole tempo, ci vuole assolutamente tempo, e quindi se c'è seriamente la possibilità di restare in questa categoria per un po' di anni prima di risalire. Che peccato però non rivedere più quel Catania di una volta che andavamo con piacere a vedere allo stadio, veramente è un peccato, grandissimo. Riccardo si riferisce sicuramente alla Serie A, ad altri campionati. Ma quello ormai è un giocattolo che si è rotto, quindi purtroppo sarà difficile, molto difficile. Però oggi la vera difficoltà di tutte le società, partendo dalla terza categoria e finendo vedi alla Palermo serie A, che alla Serie D. Per i tifosi l'entusiasmo potrebbe essere al di là della categoria, però è anche vero che budget, competenze, situazioni più difficili rispetto a una volta, e quindi oggi costruire debiti in questo non caso è facile, che certo, budget, debiti, pregressi, perché lavoriamo ormai in un circuito che è molto più complicato di quello che era una volta. Dobbiamo accontentarci di questa Lega Pro, penso per qualche altro anno, ma poi ci sarà stretta anche la Serie B, perché una società come Catania, una piazza come Catania, non si accontenterà nemmeno della Serie B. Quindi quando sarà magari Serie B, poi i tifosi si stancheranno e saremo noi i primi a dire: ma la Serie B ci sta stretta, piuttosto che magari un campionato di Serie A, anche se poi arrivi in Serie A e magari la salvezza ti sta stretta e quindi puntiamo all'Europa League. E quindi è un cane che si morde la coda. La società sta facendo i massimi sforzi, possono piacere o non piacere, però sta cercando di salvare il salvabile, perché poi trattasi di questo. Budget niente, difficoltà economiche, difficoltà di altro tipo, strutturali e quant'altro. E che soprattutto non con la piazza sempre contro, aggiungerei. Assolutamente piazza contro, sì. Però direi con tutte le ragioni di questo mondo. Sicuramente però è anche difficile dover disputare un campionato dove per ogni sconfitta c'è sempre un processo. Quando dopo tutte le delusioni sommate però durante gli anni, quando... Ma la piazza potrebbe essere quando anche viene preso per in giro più volte, quando va a fare playoff, arrivi in semifinale ed esci, quando la squadra non scende in campo in partite decisive dove puoi e devi salire, e salgono piuttosto società
senza budget, senza stadio, senza tifosi. Se facciamo l'esempio del Trapani, per passare da un campionato all'altro, però questa è una finestra velocissima perché la Serie B non l'abbiamo citata. Il Trapani è la squadra fallimentare di questa Serie B perché ha avuto un approccio, Riccardo, terrificante. È come se non fosse mai entrata in campionato e sta giocando ancora le partite di Lega Pro piuttosto che di Serie B, perché sta perdendo in tutti i campi, sia in casa sia fuori. Ma si era visto giocando il Catania, che non era una squadra pronta alla Serie B. Speriamo, a differenza del Catania. Speriamo che si riprenda presto, perché noi siamo simpatizzanti per tutte quelle che sono le società. Io ho sempre detto la mia: per me Messina, Palermo, Catania, Trapani, Siracusa, le siciliane, tutte le siciliane, a prescindere poi dalla squadra per cui tifiamo, dovrebbero stare tutte in Serie A, perché portano. Allora, quello che si traduce in breve è business e movimento. E crea comunque ossigeno, certo. E dà anche linfa a quello che è un calcio totalmente spento, totalmente avulso. Se pensiamo che la massima espressione di questo campionato nella regione Sicilia è Trapani in Serie B, fa riflettere, perché poi a Messina abbiamo due squadre di Serie D, a Catania abbiamo la Lega Pro. Se ricordiamo circa 5-6 anni fa, quando il Catania col Palermo si giocavano l'Europa in derby mostruosi, dove avevamo 40.000 spettatori, diciamo che erano numeri, con una squadra, con le squadre, avevamo Gomez, Barrientos, Verghessio, il Pata Castro, Maxi Lopez, Ilicic con Cavani e Pastore nel Palermo. Io l'ho fissato con Maxi Lopez. Faceva impazzire. Qualcosa di incredibile. Ma anziché parlare di passato, parliamo di presente e ci focalizziamo su quella che è questa stagione in corso. Dai, ora abbiamo di piazza. Andiamo avanti, sì. Comunque, vediamo lettura dei risultati. Casertano ha vinto 6-1 contro il Rieti. La vittoria del Catania con la Viterbese, abbiamo già detto 1-0. Il pareggio tra la Paganese e il Virtus di Francavilla. La vittoria del Teramo sulla Cavese per 2-0. La vittoria in trasferta del Monopoli sulla Ternana per 2-0. La vittoria del Potenza 3-0 sul Bisceglie. La vittoria della capolista Catanzaro contro la Sicula Leonzio. E qua aprirei un piccolo dibattito. Ma la Leonzio che tipo di campionato vuole disputare? Ma sai, la Leonzio, intanto io sono un po' simpatizzante di questa squadra e dico, per Lentini la Lega Pro è già tanto. Il tipo di campionato, oserei dire a questo punto, un campionato lotta per la salvezza e qualcosina di più magari a fine campionato, ma ad oggi i numeri dicono il contrario, la lotta salvezza è il primo obiettivo. Però devo dire che ha fatto un precampionato abbastanza bene, ho visto un'ottima squadra. Forse, se parliamo di precampionato, l'Inter doveva vincere 10 scudetti consecutivi. Sembra così, Questo sì, però forse dalla prima giornata in poi si è visto in campionato una squadra con una rottura dentro lo spogliatoio, dove hai un De Rossi in banchina, dove non ti fa minutaggio, e magari rispetto a chi c'è in campo, forse rispetto a un Dino Parisi, diciamo. Però questa giornata di campionato è stato titolare, Parisi a sinistra schierato dall'allenatore e a destra ovviamente De Rossi. De Rossi, che è il fratello, se non sbaglio. E certo, però quello che conta poi sono i risultati. Ci può andare in campo De Rossi come può andare Lescano all'ultimo minuto, però poco importa quando perdi. E anche ad onor del vero è stato anche il mister stesso a fine partita ad aver detto, per la prima volta, la squadra che ha meritato di vincere questa partita è stata il Catanzaro, perché le altre, e posso testimoniarlo perché ero lì presente allo stadio, il Bari ha veramente rubato la partita, e quindi la Leonzio poteva avere anche quei punti e ahimè non se li ritrova. Tra l'altro contro la favorita del campionato, quindi però stiamo parlando, che tra l'altro ancora non in grana perché vince solo sul rigore. Però lunedì c'è il big match contro la Regina, e cioè staremo a vedere. Aspetta Ivano, prima che continui, cioè volevo leggere oggi un messaggio ovviamente riferito al desiderio che abbiamo tutti siciliani. Appunto, Rosario ancora ci manda un messaggio: speriamo al più presto di vedere le squadre siciliane in palcoscenici più importanti. Speriamo veramente, Rosario, assolutamente sì. Grazie Rosario. Anche un altro messaggio, grazie, dove dicono: Francesco, vai, secondo Filippo, te cosa sta succedendo tra l'Omonaco Monaco e il trio Biagianti, Bucola e Marchese? Chi è che ce la fa questa domanda? Io ancora non ce l'ho qui. Lilium Sicilia. Ah? Lilium Sicilia. Io non so chi sia, forse Rosario. Chi?
Rosario Sortino, non lo so. Lilium Sisley, anonimo. Non lo so, però rispondo a prescindere. Per quello che mi riguarda e per quanto mi riguarda, è ovvio che non è un feedback che viene dall'interno dello spogliatoio, perché non so le vicende calcistiche. Però per quanto mi riguarda, la cosa che ho detto prima, può succedere quello che potrebbe succedere in qualsiasi tipo di situazione, che sia familiare, calcistica e quant'altro. Nel momento in cui ti metti muro contro muro tra la società e una parte forte dell'organico, perché dello spogliatoio, in quel caso loro tre sono una parte importante, io dal mio punto di vista dico, se non si va a chiarire una situazione di questo tipo, si creerà una spaccatura che non solo poi lascerà il segno all'interno dello spogliatoio, ma anche avrà anche altri tipi di ripercussioni per quello che riguarda poi la piazza, la tifoseria. Tra l'altro contro lo Monaco, contro un trio importante, Saro Bucolo di Catania e Marchese Beggiandi, storici catanesi, acquisiti, ma catanesi, esatto. Anche tra l'altro, loro. L'altro Beggiandi sposato con una catanese, quindi che stiamo parlando? Spero che questa cosa si risolva al più presto possibile. Perché è anche vero che lo Monaco lo conosciamo quasi tutti, diciamo. Ha un temperamento estremamente forte. Un grande personaggio. E conta abbastanza. Assolutamente sì. E quindi andiamo ancora avanti. Vai Ivano. La vittoria in trasferta dell'Avellino per 3-2. La vittoria della Vibonese per 3-0 su Rende. E fra un minuto esatto inizierà il big match tra il Bari e la Regina. Diamo lettura nel frattempo della classifica. Il Catanzaro ha 10 punti. Si mettono più dritto Ivano, ok, così. 9 punti per Potenza, Catania, Ternana e Avellino. 7 punti per Regina, che ricordiamo è con una partita in meno. Casertana, Picerno, e Picerno. 6 punti per Viterbese, Bari sempre con una partita in meno e Monopoli. 5 punti per la Paganese, 4 punti per la Vibonese e il Bisceglie. 3 punti per il Virtus Francavilla e il Teramo, 2 punti per la Cavese, Sicola Leonzio purtroppo a un punto, e 0 punti il Rende e il Rieti. Finestra da Tandem Sport live, senza avere nessun tipo di esitazione. Due situazioni live, una riguarda il Catania. Il tuo pensiero rispetto, in questo caso lo chiedo subito a Ivano, il tuo pensiero rispetto a quello che sarà questo campionato, se sarà l'ennesimo campionato di Lega Pro o se sarà l'annata giusta, e poi quello che è il tuo pensiero rispetto a quella che è la situazione della classifica attuale della Sicula Leonzio e dove potrà arrivare a fine campionato. Allora, per me il Catania continuerà a disputare l'ennesimo campionato dove non salirà, perché comunque a parte la spaccatura nello spogliatoio è evidente. A fine campionato ci rivedremo la registrazione. Certamente. Di questa puntata. Occhio che è registrato ormai. Assolutamente. Mister Camplone, che tutti sono convinti che era il salvatore della patria, mostra a volte degli evidenti limiti a livello tattico. E comunque ci sono tante squadre agguerrite, tra cui il Catanzaro, tra cui anche il Potenza, che stiamo sottovalutando, ma c'è anche il Bari e la Regina. E condivido, e il Catanzaro. E Catanzaro soprattutto sta disputando un campionato per ora sembra a parte. Per quanto riguarda la Sicula Leonzio, purtroppo devo dire che secondo me, come hai detto tu prima, bazzicherà molto probabilmente nel fondo della classifica, quindi dovrà più che altro avere come obiettivo la salvezza. Allora, sulla Leonzio non posso essere d'accordo, perché secondo me arriverà tra le prime 10. Ancora deve ingranare. Deve ingranare. Quindi tra le prime 10 a metà classifica. No, lui per i playoff. Per i playoff. Secondo me lui è per i playoff. Lo rivedremo a fine campionato. E mentre invece la favorita non è il Bari come tutti dicono, ma la Regina. Regina che si trova con un ambiente, con la tifoseria, con società abbastanza messi davvero bene. Cioè stanno volando proprio. E il Catania invece forse è la domanda più difficile della trasmissione, perché lo seguo da 10 anni, e da più di 10 anni anzi, e non avevo mai visto, diciamo, una situazione del genere, dove da 5 anni disputa il campionato di Serie C, dove un presidente come Pulvirendi, che in Serie A, diciamo, ha portato il Catania a livelli massimi fino a raggiungere l'Europa con quel famoso tridente Gomez, Berghessio, Barrientos e Castro dietro le punte, diciamo che è la domanda più difficile. E se fino all'anno scorso non doveva salire e magari non restare in Serie C, quest'anno ti dico che secondo me dovrebbe restare in Serie C, e allora speriamo che sale in Serie B.
Innanzitutto vi dico che siamo in diretta, e proprio perché siamo in diretta possiamo dirvi che Francesco Millesi ha scritto in questo momento e per motivi personali non può rispondere. Sì, assolutamente. Mi dice perdonami o a più tardi o domani, perché in questo caso il problema è suo figlio che è caduto dal letto. Quindi questo ci dispiace. Proviamo a richiamarti a fine puntata, ma non ti creare problemi, sicuramente ti richiameremo alla prossima puntata. Ma in ogni caso sarà spesso con noi i nostri microfoni, perché un talento del calibro di Ciccio Millesi, in quel caso, ha giocato, credetemi, in squadre bestiali. E se basta pensare Catania in Serie A, la Salernitana, il Avellino e chi più ne ha più ne metta, perché quando arrivi a quel livello puoi permetterti di spaziare in lungo e largo. Poi ha giocato anche nelle categorie minori, ad Acireale in Eccellenza, è andato a Biancavilla e da lì è partito, diciamo. E lui è veramente uno che può darci, per tutte queste puntate di Tandem Sport, quel quid in più e quelle nozioni che non guastano mai, perché quando uno ci si confronta con persone che hanno le competenze, che hanno la qualità, che ben venga. E quindi in bocca al lupo ovviamente a Francesco Millesi, e andiamo avanti per quello che ci riguarda. Passiamo ovviamente subito al campionato di Serie D. Spiacevole episodio, tra l'altro, credetemi, quando ho letto l'articolo ieri mi veniva da vomitare. In campionati semiprofessionistici, quando vai a leggere che tra una squadra, tra l'altro il Messina, succedono quegli episodi così spiacevoli, da terza categoria si prende una pugna all'interno dello spogliatoio, quando dobbiamo cercare invece di dare col calcio, con lo sport, dei messaggi assolutamente positivi, e ci ritroviamo a leggere ancora che dentro lo spogliatoio si sono presi a manate, che mandano l'allenatore al pronto soccorso. Direi che tutto passa in secondo piano, perché non parliamo lì di sport, ma parliamo di gente che va radiata al suolo, che va cancellata, che va eliminata da quelli che riguardano comunque i palcoscenici. Assolutamente sì. Diciamo poi, che siamo contro a tutte queste forme di violenza. E vi chiedo subito, a questo punto passo la parola a Filippo che ci legge i risultati della Serie D. Della Serie D inizierei dal girone I, che diciamo è il nostro girone. E parliamo, iniziamo dai risultati, dove abbiamo visto uno scialbo 0-0 tra Calcio Città Novese e Nola 1925, Castrovilla di Calcio, Città di Acireale, una Acireale che va a vincere 1-0 fuori casa, Messina che perde in casa contro il Corigliano Calcio, bella mazzata per il Messina, Licata 3, Biancavilla 0, un Biancavilla che forse ancora non è in grado di disputare la Serie D, fino alla passata stagione un'ottima eccellenza, ma si è fermata lì. Però ti devo dire che da un punto di vista della classifica non è messo male, perché ha fatto due vittorie. Due vittorie su tre, sì, però non sono d'accordo. Marina No, lo so che non sei d'accordo, però i risultati vanno letti e vanno commentati, anche per questo Biancavilla i sei punti fanno bene. Ne parleremo dopo. Marina di Ragusa 2, Savoia 2, Marsala 1, Giuliano 0, Roccella 0, Palermo 2, un Palermo che penso sia la favorita di questo girone. San Tommaso Calcio 2, ACR Messina e non FC Messina 0, Troina 2, Palmese 0. Ottimo. Il vostro punto di vista. Io ho una mia idea di questo campionato di Serie D, ce l'ho, e sono simpatizzante sempre per le squadre siciliane. Mi chiedere a Ivano perché sta ridendo. E devo dire che il Palermo è chiaro che è la candidata, è la favorita a fare questo balzo famoso, quindi che dalla Serie D deve uscire presto. Si è ristrutturata, ha fatto una società completamente, anzi totalmente diversa, sta mettendo le basi per poter andare avanti e per poter cercare di risalire la china lentamente. Mi auguro che viva una situazione come l'ha vissuto il Parma di CB e Serie A. Lì ancora è troppo presto per sbilanciarci, perché sia una società che sta lavorando bene sia da un punto di vista marketing, sia da un punto di vista delle strategie e delle logiche, portando anche 17.000 tifosi in Serie D, è un record, perché la Serie D solitamente quando si va in campi sperduti, soprattutto in Calabria, trovi anche 250, massimo 300 spettatori. L'avevamo detto, per chi si fosse collegato in diretta Facebook ora, questo è
un modo completamente diverso di raccontare il calcio. Non siamo qui per farvi rivedere gli highlights o quant'altro, ma per quello che ci riguarda vogliamo essere un po' più easy, un po' più informali, un po' liberi anche da quella che è la cronaca più standard e più istituzionale. Quindi a microfoni accesi, il pensiero live costantemente a 360 gradi. E poi sti opinionisti non hanno peli sulla lingua e mi stanno facendo sudare, non perché lo studio sia privo di aria condizionata ma perché realmente vorrei spezzare una lancia in campo tecnico. Allora, innanzitutto molto presto stiamo rinnovando quello che è anche la potenzialità tecnica che offrirà questo meraviglioso palinsesto in collaborazione con l'AFT Lounge Redazione Online, e infatti andremo in cabina di regia, quindi vi offriremo tantissimi contenuti ma anche highlights. Sarà completamente diverso dalla classica diretta che stiamo facendo oggi, e su questo ho imparato a conoscere Riccardo. Vi assicuro che se si fissa in una cosa e ha un obiettivo, non c'è potenza umana. Potremmo sfidare DAZN o Sky Sport. Questi sono dei colossi. Comunque molto presto avremo non solo la cabina di regia, ma avremo anche la superfibra anche qui in studio, quindi elimineremo i problemi del buffer, che ogni tanto salta un po' la diretta, quindi ci scusiamo, ma nel brevissimo prossimo futuro riusciremo a offrire un servizio notevolmente potenziato. Ed è anche vero che poi tutto verrà ritrasmesso sui canali YouTube, e quindi verrà la replica, potete vederla in HD sul canale YouTube Virtual Real TV, assolutamente, ma poi sarà HD anche su Facebook molto presto. Andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti, andando a dare lettura della classifica del girone I della Serie D, dove troviamo Città di Acireale 1946 e Palermo che fanno un balzo in avanti rispetto a tutte le altre a 9 punti. Poi dietro abbiamo il Licata con il Corigliano a 7 punti, il Troina con il Biancavilla a 6, Savoia 5, Marina di Ragusa, Nola, Messina e San Tommaso Calcio a 4. E poi nella parte bassa della classifica troviamo Castrovilla di Calcio, Marsala Calcio e Giuliano 1928 a 3 punti. E poi in fondo, proprio in fondo alla classifica, troviamo sfortunatamente la CR Messina e la Palmese a 0 punti, a 1 punto Calcio Città Novese e Roccella. Una battuta al volo per quello che mi riguarda ed è doveroso: la Cireale Calcio, a mio avviso, con Bagana è una squadra ben messa in campo, però rimane il mio pensiero. E voglio anche il vostro parere. Parto io. Vai tu, Ivano. Sicuramente la Città di Acireale ha le potenzialità per poter disputare un ottimo campionato e dare del filo da torcere al Palermo, anche se comunque il Palermo rimane sempre la favorita. Io lo faccio ancora più breve: Acireale di categoria, Palermo che porta un nome di una città, di una squadra, di un ambiente che ha disputato veramente livelli alti, è abbastanza pesante, diciamo, porta questo nome abbastanza pesante, e se la giocheranno entrambi, anche se c'è un Troina e un Calcio Licata che potrebbero essere le rivelazioni o le sorprese di questa Serie D. E non possiamo che procedere ad andare avanti per quel che ci riguarda, perché il palinsesto è veramente fitto e dobbiamo darvi ancora tantissime altre notizie. Non vogliamo annoiarvi, perché magari chi non è appassionato di calcio potrebbe anche stufarsi. Ma questa è una rubrica dedicata, quindi e noi è vogliamo... chiaro che è una rubrica calcistica, quindi è giusto che sia così. Possiamo parlare anche del girone H della Serie D? Assolutamente. Diamo lettura dei risultati. Abbiamo Agropoli 0, Team Altamura 2, Audaci Cerignola 2 e Grumentum 1, Casarano 4, Brindisi 0, Gravina 1, Sorrento 0, Francavilla 0, Gelbison 2, Gladiator 1, Fidelis 1. E poi in fondo ai nostri risultati troviamo il big match di giornata, diciamo, Nocerina 0, Foggia 2, Città di Fasano 1, Bitondo 0, Taranto 4, Nardò 0. Ma pensiamo, quando parliamo di campionati di Serie D e troviamo il Palermo, il Foggia, tutto ciò, mio avviso, Nocerina, mi fa veramente riflettere, mi fa pensare a quello che abbiamo detto già poc'anzi. Però non vogliamo annoiarvi con quelle che sono le situazioni negative, perché non c'è nulla di negativo. Potrebbero ritrovarsi l'anno prossimo già in Lega Pro e quindi aver fatto di nuovo start-up pronti via per ribaltare tutto per quello che è stato verso campionati migliori. E chissà, ci sarà di nuovo il derby col Catania. Certo, me lo... Beh,
da un lato la Lega Pro, dall'altro la Serie B. Perché se il prossimo anno ci sarà Riccardo, il derby col Catania, significa che il Catania a questo punto resta... deve intervenire una parte più neutra. Questo Catania farà sto salto di qualità, andrà in Serie B o rimarrà in Lega Pro? Io credo di no, Francesco. Sto seguendo molto alcune rubriche. La depressione ci accomuna. Sto seguendo molto le rubriche dedicate al Catania, però credo che non ci siano queste condizioni. Speriamo da Quindi Siciliani. Abbiamo tutti la speranza e il dovere di crederci, sì. Però quello mai demordere su questa cosa. Vediamo la società se riuscirà a smentirci. Io lo vorrei in Serie A, non in Serie B, in Serie A. Quindi. E però uno step alla volta. Per è uno step alla volta, passo dopo passo. Però se la giustizia sportiva, insomma, trattasse il Catania con più indulgenza e non si accanisse troppo con queste squadre siciliane, perché io credo che qualche polemica su questo c'è stato, quindi speriamo. Sì, ma noi dobbiamo essere più bravi della federazione. Però noi dobbiamo vincere sul campo. Dobbiamo vincere sul campo, però sai, certe volte anche sul campo io qualche partita l'ho non vista. Non riesce a vincere perché hai la federazione. Non lo so, non vorrei dire questo per non ricevere ora delle querele, però Io però vi ricordo che nell'anno della promozione in Serie A aveva tutti gli arbitri di conto, ma eravamo veramente una super squadra. E allora ci auguriamo che finalmente possa essere solo la squadra. Certo. Oh, ottimo, sì. Andiamo avanti. Diamo lettura della classifica della Serie D Girone H, dove abbiamo in testa solitari a 9 punti troviamo il Città di Fasano e secondo in classifica il Jenbison Vallo della Lucania a 7 punti, mentre a 6 punti troviamo il Brindisi, il Taranto, il Bitonda, il Calcio Foggia e il Gravina. Brindisi che si trova terzo in classifica ma che perde 4-0 contro il Casarano, diciamo il risultato più strano di questa Serie D. E ne vedremo delle belle allora. Gladiator Team Altamura continuiamo a 4 punti. Nocerina, Audaci, Cerignola, Grumentum, Casarano e Agropoli a 3 punti. Sorrento, Francavilla e Fidelis a 1 punto. E il Nardò a 0 punti. Ma direi che la Serie D è un campionato più distante rispetto a quello che ora invece sarà quello più avvincente, perché l'eccellenza e la promozione ci regaleranno due o tre chicche. Però andiamo un passo alla volta e andiamo con il campionato di eccellenza Girone B, che per quello che ci riguarda, Filippo, nel frattempo io provo a collegarmi in diretta con Rosario Sottino, giornalista della Sicilia. Sì, nel frattempo salutiamo tutti i nostri spettatori che ci seguono. Vai, in particolare Filippo. Anche salutiamo Antonio Sanfilippo che ci segue fin dall'inizio e tutto il resto degli spettatori. Salutiamo Davide Giussi Pedalino e procediamo con l'eccellenza, aspettiamo Rosario. Vediamo se ci dovremmo essere live. Sì, vediamo un po'. Eccoci. Eccolo. Rosario, benvenuto. Buonasera Rosario. Buonasera a tutti, felicissimo di esserci. Mettiti meglio perché forse sei in un posto che ti prende non proprio bene il cellulare. Sei tra luci e ombre. Adesso come va? Un po' meglio. Intanto Rosario, per noi è un piacere averti ospite della nostra trasmissione, con la quale ovviamente collabori tutti i sacrosanti giorni, ci messaggiamo sin dalle prime ore della mattinata. Quindi innanzitutto spieghiamo questo The Best of the Week di Rosario Sortino, che poi ce l'hanno copiata anche in altre situazioni, ma non le sveliamo tutte in diretta, teniamocela anche per noi. Ma assolutamente, The Best of the Week trasmette quello che è la nostra passione per il calcio dilettantistico, tra promozione ed eccellenza siamo lì, lo sguardo attento della FT e della Rosso Comunicazione, sempre con l'occhio attento verso il calcio nostro, che è quello che ci regala emozioni e passione. E questa settimana, dopo chiameremo anche lui perché è importante, vediamo se riusciamo a raggiungerlo, Marco Castorina, nonché calciatore del Palagonia, che ha fatto 2 gol e non è di poca fattura, perché fare 2 gol all'esordio in un campionato importante come quello della promozione, era doveroso cercare di esaltarlo ed enfatizzarlo. Ma soprattutto Francesco, perché non è facile all'esordio comunque prendersi la responsabilità di battere 2 calci di rigore. Ha portato avanti il Palagonia, è riuscito poi ad avere fermezza e determinazione per fare pareggiare la squadra, per cui veramente
Oggi i complimenti e gli occhi sono puntati su di lui perché ha mostrato grande responsabilità e spero davvero che sia per lui un biglietto da visita eccezionale in vista di questo campionato di promozione che so che il Palagonia guidato da Samuel Buoncompagni vuole fare davvero davvero bella figura. Intanto in diretta ti diamo subito un aggiornamento, la Regina passa in vantaggio a Bari e questa vogliamo sapere anche il tuo pensiero rispetto a quello che poco fa ha detto Filippo in onda in diretta, ha detto la Regina sta facendo veramente bene, sarà una delle squadre candidate a questo campionato di Lega Pro per fare il salto in Serie B. Cosa ne pensi tu, Rosario? Ma io sono assolutamente d'accordo, ho ascoltato prima questa analisi, sono pienamente d'accordo perché devo dire la verità, il Bari che ho visto a Lentini non mi ha spaventato così come se ne è parlato per tutta l'estate. Di contro sono pienamente convinto che invece la Regina sia una delle squadre più ben attrezzate e organizzate, soprattutto solide. Voglio ricordare, non mi ricordo se prima l'avete detto, che c'è anche un attaccante del calibro di Dennis, che comunque in Lega Pro, se ben servito, può fare davvero male a tutti gli avversari. Il mitico German Dennis. Non l'avevamo detto, l'abbiamo seguito, però non siamo stati così lucidi in diretta da aver avuto veramente quel pizzico di lucidità che ci permetteva di mettere in risalto e in evidenza l'attaccante che Gallo ha regalato a tutta la città di Reggio. Perché il bomber Dennis per la categoria penso che sia un lusso a questo punto. Fenomenale. Sì, soprattutto per tutti quelli appassionati di fantacalcio che l'hanno avuto per tanti anni nelle proprie squadre, per cui si sa che è un gran calciatore, un po' come quando Sosa del Pampa, mi pare, che poi andò al Napoli in Serie C, per cui sono dei giocatori che davvero danno un valore aggiunto a un campionato che secondo me sarà carico di passione e davvero divertente, soprattutto per squadre che sono attrezzate. Come diciamo che è una C girone C Rosario migliore della Serie B. Sì, infatti qualche tempo fa i presidenti della Serie C la definivano una Serie B2, ma credo che a livello tecnico io direi anche Serie B1 rispetto alla Serie B di quest'anno. Perfetto, anche perché a livello tecnico davvero c'è tanta roba, come dicono quelli più bravi di noi. Sortino, e allora ti saluta Samuele Costanzo. Intanto lo salutiamo, ciao Samuele. Ciao Samuele, ciao a te che ci scrive. Sortino, sei il top, complimenti anche a tutti. Vabbè. E lo conosci bene, oltre che essere un ottimo mister è stato un grande calciatore, continua ad avere penso una carriera davanti lunghissima, perché un uomo di calcio che sembra che Samuele sembra che vecchissimo perché ha fatto tanti anni di calcio, ma ancora è giovanissimo ed è uno dei mister emergenti. Che adesso è al Mazzarrone, credo, no? Mazzarrone. Guarda, calcio. Salutiamo il Mazzarrone. Samuele lo seguo da quando era capitano della Primavera del Catania. Poi andò a giocare a Cipro negli anni in cui arrivò alla Leonzio. Già giocando aveva la visione di un allenatore ed oggi è veramente uno dei migliori, non perché è un amico di tutti noi, però comunque uno dei migliori allenatori che ci sia, e l'anno scorso uno dei pochi allenatori a meritare per una settimana il ruolo di Best of the Week. Assolutamente. Samuele, sai Rosario, quello che poi sono i risultati, il campo non mente. Lui ha vinto già parecchi campionati, è uno che lavora sodo anche in termini di scuola calcio, penso che c'è poco da dire perché continua ad aggiornarsi, e la fortuna delle persone come Samuele è che continua a scommettersi e a scommettersi sulla propria professionalità, perché quando poi non ti aggiorni e tu ne sai qualcosa, perché spesso ci confrontiamo, e quando ti ritrovi delle persone con le quali sei abituato a parlare, ma poi ti scoraggia il fatto che magari non hanno quel quid in più, o restano comunque ancorati al proprio punto di vista, non allargano la visione, non cercano di confrontarsi, a quel punto rimane statica la situazione. Invece nel caso di Samuele gli rifaccio i complimenti e penso che lo vedremo in qualche altra puntata di The Best of the Week, perché no? Intanto questa settimana ringraziamo ovviamente di nuovo Marco Castorina.
per quello che ha fatto, e la FT Lounge, il Rosso Comunicazione e la Virtual Real TV non possono che fare l'imbocca al lupo a tutta la società e a lui come bomber di questo campionato di promozione. Rosario, grazie per il tuo intervento, il palinsesto continua in maniera fitta ad andare avanti, quindi ti dobbiamo lasciare, dobbiamo interrompere questo collegamento e ci salutiamo per la prossima puntata. Ciao, Rosario. Sicuramente... Ciao Rosario, grazie a voi, un abbraccio. A presto, abbraccio, grazie. Ci vediamo Rosario Sortino. Intanto vi sveglio in diretta che Marco ci sta seguendo e tra poco lo chiameremo. Ok. Marco Castorini, il The Best of the Week della settimana della FT Lounge Redazione Online e del calcio siciliano. Marco tra poco ai nostri microfoni, tieniti pronto perché la redazione sta per chiamarti. In ogni caso diamo lettura di quella che è stata la giornata di eccellenza, girone B. Girone B, il girone che più ci appartiene, andiamo veloci con la Sampio che perde in casa 0-1 con il Paternò, gol di Cucuzza. Real Siracusa 6, Città di Scordia 0, quel famoso Scordia che... non si chiama più Scordia, ha dato solo il titolo. Esatto, a come calcio. Si chiama? Ha dato il nome di Città di Scordia, ma a una squadra della Cese. Ah, ok. Quindi abbiamo svelato anche questa piccola. Sì. AC Catena 0, Milazzo 0, Atletico Catania 0, Giarre 3. Salutiamo anche Milazzo mi sta a cuore, quindi saluto anche Agostino Di Dio, che nonché professionista, e a breve anche lui sarà ai nostri microfoni. Dovremmo chiamare tutti perché abbiamo troppi contatti, troppe persone con le quali siamo legati, ma andiamo un passo ogni alla tanto. Volta. Continua. Dicevo, Giarre fuori casa vince 3-0, un ottimo Giarre. Enna Calcio 0, Ragusa 1, Santa Croce 2, Città di Rosolini 2, Palazzolo 4, Carlentini 0, Sporting Petara 2, Città di Sant'Agata 4. Il Palazzolo insieme al Paternò hanno allestito due squadre. L'ultima chicca del presidente Cutrufo è stato D'Amico, ex Leonzio, un lusso per la categoria. Ma io direi che la favorita può essere una tra Palazzolo e Paternò, ma a me sta a cuore il Giarre che ha costruito un'ottima squadra. Ah, il Giarre, salutiamo Orazio Urso e Marco Trovato che continua a segnare sia nelle amichevoli precampionato che anche in campionato. Okay. Diamo lettura della classifica sempre dell'eccellenza girone B con Palazzolo, Giarre, Città di Sant'Agata, Paternò, Ragusa a 3 punti, quindi in testa alla classifica. Siracusa a 2 punti perché ricordiamo aveva un punto di penalità. Città di Rosolini, Santa Croce, Milazzo e Cicatena a 1 punto. E nei fondi bassi della classifica abbiamo Enna, Mascalucia, Sporting Petara, Atletico Catania, Carlentini e Città di Scordia a 0. Ottimo. Allora, questa è una puntata ricchissima e possiamo... prima anche fatta sotto questa forma. Mi sto rilassando e divertendo, sì, perché tra le persone che stiamo contattando, le persone che siamo qui in studio, sembra una grande famiglia e l'ambiente è veramente armonico e rilassante, quindi il tempo passa e non ce ne stiamo nemmeno accorgendo. Abbiamo tolto l'attenzione del pre-diretta. Assolutamente. La prima è sempre così. La prima è sempre. In realtà è la seconda, però strutturata. La prima di Tandem Sport. Sul calcio miglioreremo senza dubbio. Francesco Mai mi fa anche la di regia, quindi alza volumi. Devo darmi verso, come si direbbe dalle nostre parti. Vai, continuiamo. Come l'associazione che esiste. Quindi Dam Universo. Salutiamo se qualcuno ci segue. Il Dam Universo. Attenzione che abbiamo in linea Marco Castorina. Allora, benvenuto. Buonasera a tutti. Come stai? Intanto come stai? Tutto bene, voi? Ottimo. Noi benissimo. Per quella che riguarda la nostra The Best of the Week della FT Lounge Redazione Online, non potevamo che non premiarti, perché fare 2 gol può sembrare anche per qualcuno scontato, ma per noi non lo è. Io ieri quando messaggiavo con Rosario Sortino e c'è ovviamente in questo gruppo c'è Ivano, c'è Filippo, dicevo non possiamo prescindere da Marco Castorina. Uno, perché sei bomber ramacchese. Grande. Due, perché il talento è indiscutibile. Tre, non potevamo che sceglierti perché l'eccellenza l'abbiamo messa in secondo piano. E poi il Palagonia è a 2 passi da casa nostra, siamo simpatizzanti. Sì, sì. E poi a Marco qualche tiro glielo ho parato in passato, o mi sbaglio? Marco è vera sta cosa? Qualche tiro l'ha parato. Ma credo che lui ora io fatto più contento. Ora io faccio una battuta. In diretta ci scrive Samuele: ma no, Castorina, faccio i miracoli.
Mister Costanzo che l'anno scorso ti allenava. Saluto anche il mister Costanzo che mi sta molto a cuore, lui lo sa, quindi lo saluto tantissimo. Samuele, ti ringrazio, ringrazio anche voi per questo premio, perché per me è una gioia davvero. Assolutamente. Io voglio capire a caldo, visto che comunque questa doppietta rimarrà è storia, perché poi ogni cosa che uno fa rimane incisa e non la può cancellare nessuno. La doppietta in promozione, soprattutto in un campo difficilissimo come quello di Bronde, poi tu hai le tue sensazioni, le tue emozioni, però io le voglio rivivere insieme a te, perché a caldo devi esternare quello che è il tuo pensiero senza pensarci. Quindi quello del mio pensiero non lo so, è stata, cioè, per me è stata un'emozione bellissima, perché giustamente io che gioco per il primo anno in promozione, dopo aver vinto un campionato di prima categoria, e presentarmi dopo tre partite e fare tre gol, soprattutto una doppietta Bronde su un campo difficile come quello, per me è stata un'emozione davvero, cioè, non so neanche scrivere, è stata indescrivibile davvero. E io ti assicuro che poi devi portarci i saluti da parte di Francesco Dardo e tutto lo staff al bomber Ardizzone, che veramente ci sta a cuore, lui ci seguirà, ci segue anche sempre. E a Di Benedetto e a tutti gli altri, ti ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni, ti auguriamo una buona serata, continua a seguirci perché ne avremo grazie, ancora grazie. Delle belle. Marco, sei l'orgoglio di tutti i ramacchesi. Complimenti Marco. Facci sognare e facci parlare di te. Lo farò, assolutamente. Lo farò, grazie mille. Filippo, buona vuoi serata, dire qualcosa a Marco oppure no? No, va bene così. Okay, lo salutiamo. Una buona serata. Grande, Filippo, grazie lo Marco. Lo voglio bene, ciao buona Marco. Serata. Ciao Marco, ciao. Salutiamo in diretta anche Alessandro Di Mattia e Gaetano Pagano e Davide Fatuzzo che ci seguono. Sì. Ma io devo dire che questa puntata è veramente così frizzante e così veloce, molto che seguita, sono in tantissimi che ci stanno seguendo, c'è tanta interazione e siamo felici, sì. Ovviamente, perché questo è il nostro obiettivo, interagire, comunicare, cercare di far passare dei messaggi positivi, leali, sinceri, trasparenti per quello io che farei riguarda. Una breve parentesi sul Palagonia. Perché no? Passiamo alla lettura allora del campionato di promozione Palagonia. Intanto io inizierei dal Palagonia, che vuole provare a mettersi in mostra anche in questo campionato di promozione, un campionato che rispetto alla prima categoria è un passo avanti, è prossimo all'eccellenza, e comunque un Palagonia che non si tira indietro, ha allestito un'ottima squadra, già quando in porta hai Graziano Di Benedetto, che lo conosciamo tutti in eccellenza, uno dei migliori portieri, figuriamoci in promozione, o piuttosto un Davide Ardizzone, bomber storico catanese, e poi una squadra allestita da tutti questi giovani. Abbiamo Mario Moschetto, oppure Marco Castorini, il nostro The Best of the Week, che diciamo con una doppietta ha portato il pareggio in casa Palagonia. Che altro dire, un Palagonia che gli auguriamo un in bocca al lupo per la stagione. Una stagione sicuramente difficile, qualche volta la andremo anche a seguire di presenza, perché no? Sì. E magari con Riccardo ci inventeremo qualche diretta live. Sarebbe meraviglioso. Poi ritornando al principio della speranza, quella che la più grande, oltre che al Catania, ci mancherebbe, facciamo un in bocca al lupo anche al Palagonia. Il Ramacca. Ma il Ramacca, speriamo che un domani possa ritornare finalmente, perché ci sono tantissimi talenti nostrani che possono esprimersi. Ramacca è ricca di giocatori. Ramacca che ha scritto la storia anche del calcio nostro, nel calcio locale qui in provincia di Catania, quindi ci auguriamo che possa risplendere il nome Ramacca da un punto di vista calcistico. Infatti, un augurio così. Quanta gente c'è in giro in questi paesi limitrofi, quasi tutti sono costretti a uscire fuori da quello che è il nostro territorio, perché quando provi anche a fare futsal, ma noi non siamo tendenzialmente un paese che è legato a questo sport. Io ne parlo da appassionato di futsal in questo senso, perché mi piace, è uno sport completamente diverso dal calcio 11, anche se poi tante squadre di Serie A lo stanno gestendo per la parte tecnica, quindi dividono spesso il campo in campi da calcio a 5 per il fraseggio, per il giro palla, per l'1-2 veloce, però la cultura del nostro paese
e non è da futsal, nasce da strada, calcio, da calcio, calcio 11, e poi se interrabattuta in soprattutto. Se mi consentite una battuta, quando si fregavano tutti i ginocchi, esatto, si sgommavano ma prima era così. Questa è una rubrica Tandem Sport che potrebbe anche aprire a altri sport, non solo quelli del calcio, e proprio con Samuele voglio fare un grande in bocca al lupo per ciò che sta intraprendendo in una struttura che la palestra comunale si è riattivata, che la palestra comunale sta portando tantissimo all'interno, come basket, scherma, pallavolo, quindi potrebbe essere veramente un rilancio per il paese e per lo sport. Questo gli fa onore, perché spesso quando uno va in giro e a qualsiasi persona dicono sempre: ah, ma sulle pallone. E certo. E quindi questa è una risposta ottima data dall'associazione polisportiva di Ramacca, Samuele Costanzo, sì, in quel caso Milan Academy. Sì, sì. Facciamo i nostri complimenti a Samuele. Assolutamente. A Pippo anche lo salutiamo. E magari in una prossima puntata ritaglieremo uno spazio. Potrebbero anche essere anche ospiti di Tandem Sport. Non li sveliamo tutti, abbiamo detto, sì. Sennò è finito. E quindi salutiamo in diretta. Ancora 35 giornate, no? Possiamo andare. Esatto. Voglia. 35 giornate sono abbastanza. Assolutamente. Salutiamo, sì, in diretta a Gaetano, che ci scrive: grande, ci segue dal primo minuto, cioè un'ora e dieci. Grande Gaetano Pagano, ti faccio partire un applauso. Salutiamo dalla redazione. Tano, tu è come se fossi presente, considera che sei sempre qui vicino a noi. Eppure sei Tano nei nostri pensieri. È da invitare. E Nino Donato. Nino Donato che ci scrive: buonasera. Buonasera anche a te, Nino. Grazie veramente. Grazie a tutti. Nino, grazie, perché è stato anche e collaborava con la finita redazione online. Ma questo è solo l'inizio. Quindi abbiamo parlato di Serie A, abbiamo parlato di Lega Pro, abbiamo parlato di calcio dilettantistico a partire dalla Serie D, siamo passati in Eccellenza, abbiamo parlato col nostro The Best of the Week, abbiamo parlato di promozione. E proprio di promozione parlerei dei risultati della prima giornata. Certo. Messana 1966 1, AC Sant'Antonio 4, Atletico Messina 4, Città di Calatabiana 0, Ciclope 2, Palagonia 2, Real AC 1, Sporting Via Grande 1, Motta 0, Ionica 2, Sporting Taormina 0, Villaggio Sant'Agata 0, Milazzo 3, Gescal 1, Valdinisi 2, Città di Mister Bianco 1. Questi i risultati della prima giornata della promozione Girone C. E allora non possiamo che chiudere, se vogliamo, questa parte di sport dilettantistico, e passiamo all'ultima finestra. Nel frattempo, Nino ci scrive. No, poi io poi a conclusione vorrei dire qualcosa. Ma ancora abbiamo un'altra chicca. Nino cosa ci scrive? Nino, un abbraccio forte a tutti. Ricambiamo e tantissimo. Noi ti abbracciamo, Nino. Anche perché Nino ci scrive direttamente da Reggio Calabria, e allora la regina ci sta vincendo da tutta l'Italia. E certo, perché la regina nel frattempo sta vincendo. È in vantaggio una sul Bari 1-0. Bari, e ci auguriamo che questa partita la porti a lieto fine, a buon fine. E per quanto riguarda invece l'ultimo aggiornamento, Torino 0, Lecce 0. Al 33esimo. Non vi preoccupate, perché il 3-0 alla fine ci sarà lo uscirà stesso. Uscirà comunque, e se lo dici tu. E ora un attimino io provo a chiamare la chicca di giornata, la specie veramente. Proviamo a vedere. E lui è a Pesaro. Intanto diamo un altro risultato: 0-0 Aston Villa West Ham al 22esimo. E in Serie B, Salernitana Benevento 0-0 al 20esimo. Tutti 0-0. Proviamo a vedere se risponde. Eccolo. Pronto? Qua. Okay. Ai microfoni della FT Lounge redazione online, ovviamente un fenomeno del calcio e del futsal, e qui parliamo a livello nazionale e non solo, Marcelinho, reduce di questa vittoria della Supercoppa italiana tra Acque Sabone ormai e Italservice Pesaro. Non possiamo intanto che farti i complimenti, perché sei stato ospite per la FT Lounge redazione online, anche interviste e quant'altro, hai la tua disponibilità sempre al nostro servizio. Ti facciamo i complimenti e vogliamo sapere come l'hai vissuta questa Supercoppa italiana e cosa ti ha lasciato. Grazie mille, grazie le parole, e poi vi ringrazio sempre, perché siete un programma bellissimo e sarò sempre disponibile per voi. Grazie. Poi la Supercoppa eravamo preparati, ci stiamo allenando tanto da inizio agosto, e poi tra di noi eravamo tranquilli, eravamo molto concentrati. Ci siamo allenati bene per giocare questa partita, poi alla fine è andato tutto bene, quindi eravamo pronti per questa Supercoppa. Ma sai, dalle tue parole si capisce saggezza, tranquillità, sei uno che ti alleni
tantissimo, perché in campo si vede. Io ti seguivo sin dai tempi del Futsal Isola, quando eri in Serie A2, ed eri un giocatore assolutamente sprecato per la categoria. Giocavi ad altissimi livelli e ti sei confermato in Serie A, ma anche in finale Supercoppa. Hai fatto delle giocate, me ne è rimasta una impressa, e vediamo se, se anche per te è stata. Non hai fatto gol, ma sei andato via sulla fascia destra e hai calciato col destro che non è il tuo piede. Cosa ne pensi? Ah, infatti, sono uno che mi piace molto allenarmi anche da solo, anche quando non c'è allenamento. Provo sempre a allenarmi dopo l'allenamento, e provo tanto allenarmi con il destro, no? Che noi diciamo che i piedi che uso di più. Sono un mancino, quindi sono uno che allena tanto i destri, e poi alla partita ci provo pure a tirare di destro, e in allenamento provo a fare quello che non faccio sempre. Quindi è andato bene, peccato che non ho fatto i gol, però è una giocata che mi sto allenando tanto per diventare un giocatore completo. Grazie per la parentesi. In studio, tra l'altro, ricordiamo che la prima rete l'hai siglata tu. Assolutamente sì. È vero. L'ultima è la prima. La prima è l'ultima. Va sì. Bene, ti ringraziamo per essere stato ai microfoni della FT Lounge Redazione Online. È gentilissimo, grazie per la tua disponibilità. In bocca al lupo, e speriamo di chiamarti presto a tutte le puntate, perché vuol dire che farai tantissimi gol e vincerai anche altri titoli. Grazie mille delle parole, che ne più lupo, e speriamo che sia la prima di tante volte che parteciperò con voi. Noi come FT Lounge Redazione Online puntiamo anche non solo al calcio dilettantistico, non solo al calcio di Serie A e ai professionisti di calcio 11, ma cerchiamo anche di aprire delle parentesi per quello che riguarda lo sport nazionale, che è il futsal, che magari è meno gettonato, ha meno prestigio, ha meno visibilità, anche se negli ultimi tempi il presidente sta cercando di portarlo in televisione spesso. E intanto ricordiamo che la finale è stata trasmessa in diretta Rai Sport. Quindi tanto di cappello a questo sport, che non ha nulla da invidiare a quello che è un campionato professionistico, perché vi manca. Ricordiamo anche le finali scudetto trasmesse da Sky l'anno scorso, la passata stagione. E questo deve essere un inizio di uno sport che merita molto di più, molti più spettatori. Perché spesso non si capisce quanta tecnica c'è, e magari per qualcuno che non ne capisce tanto dice sempre che è monotono perché gira sempre la palla, ma c'è, in una frazione di secondo si decidono le partite, in un lasso di tempo si fa una giocata, ed è più complicato, ha più scatti di un calcio 11, e ci vuole tanta prestanza fisica, tanti scatti e tanta parte atletica. Non so se sei d'accordo. Hai ragione, sono d'accordo. E poi è una cosa che dico e ripeto: chi viene a vedere una partita di calcio a 5 si innamorerà, perché c'è tanta adrenalina, sono i gol, ci sono tiri, poi magari a calcio a 11 è un spettacolo, però sicuramente c'è molta più adrenalina in una partita di futsal. Quindi chi non conosce questi sport fatica ad apprezzarlo. È invitato di venire a vedere, perché sicuramente piacerà, perché c'è tanta adrenalina, è un spettacolo, è un sport che fa innamorare tutti. Qual è la squadra di calcio per la quale invece in Serie A simpatizzi? L'Inter, perché c'è la mia fidanzata è interista, poi tutta la sua famiglia. Hola. Quindi di riflesso, fidanzata, ci mancherebbe. Ho imparato pure io a seguire. Però il giocatore che mi piace di più è Cristiano Ronaldo. Quindi... Ma non avevo dubbi. Ronaldo, no. Mito. Nel campo e fuori dal campo, ovviamente. Bravo. Sì. Ringraziamo Marcelinho, una buona serata ai giovani della FT Lounge Redazione Online, il bomber del Digital Service Pesaro. Grazie mille, a presto. Intanto una chicca in diretta: Torino 0 Lecce 1, Diego Farias al 35esimo. Che risultato azzeccato, azzeccato dal nostro strappate le bollette. Mi stanno già distruggendo. Eppure un nostro sostenitore prima ci scriveva gol, cioè over. E 1-2. Non uno secco. Vediamo. Quindi ottima scommessa. Chi ci scrive da casa? Piero Marino, che ti dice tesserata a Ciccio Dardo direttamente. Ah, tesserata a Ciccio Dardo. Perché Piero Marino si ricorda quando giocavo ai tempi belli. Come eri a calcio? Ma discreto?
uno normalissimo. Io ho provato in porta, non sogno cosa. No, no, io normalissimo. Poi non mi auto, a parte non mi auto avere esatto. Preso qualche palla a Castorina, ma secondo me lui mi ha fatto contento del mio genere. Penso che ti pigliavo con lui è veramente bravo invece. Alla grande. Marco, lo è stato Marco sempre, è lo è stato sempre, sempre. Io sono rimasto sempre affascinato in uno degli ultimi tornei prima di appendere nell'ultimo. Le scarpette al chiodo. No, no, nel mio caso nel quando ho giocato torneo. Che io voglio sottolineare appunto la bellezza del calcio a 5, anche perché la velocità, quella, cioè non ti lascia respirare quel Riccardo, tipo di calcio. Abbiamo avuto, è bello anche questo. Abbiamo avuto ora l'opportunità di condividere con chi ha vinto la Supercoppa italiana, che è un lusso per la nostra redazione. Certo. Ma tre mesi fa lo scudetto. Quindi tre mesi fa lo scudetto, e quando ti dice chi viene poi a vedersi una partita di quel livello si appassionerà di questo sport, è perché magari uno lo dà per scontato, o quando manca la cultura calcistica a quel livello dici che non ti piace. Io spererei tantissimo di fare per il prossimo anno, durante i tornei estivi che si disputano qui a Ravacca, di fare qualche bella diretta con te come cronista a commentare qualche no? finale di calcio a 5. Perché io, no, anche se stiamo parlando di immaginate diversi, di palazzetti, certo, diversi, diversi, di strutture invece diverse, di fare la classica diretta facciamo proprio la messa ottima in onda idea. Di Tandem Sport ottima a bordo campo. Perché ottima. No? Aspetta, se non ci arriva qualche pallonata. No, non ci arriva, non ci arriva. Quindi e ricordiamo quello che è stata questa puntata nella sintesi. Abbiamo avuto ospite Rosario Sortino, nonché giornalista della Sicilia, che ha avuto il piacere di commentare quella che è la nostra The Best of the Week della FT Lounge Redazione Online. Abbiamo avuto ospite Marco Castorina, nonché bomber del Palagonia Calcio, all'esordio doppietta fuori casa contro il Bronde. Abbiamo avuto l'opportunità di sentire Marcelinho dell'Ital Service Pesaro. Ringraziamo anche per la disponibilità Francesco Millesi, che non è potuto certo, ma lo salutiamo con grande affetto. E mi sembra che siamo agli sgoccioli, nonché ai saluti finali. Aprire una piccola parentesi su Pesaro a questo buono, quella che è stata la Supercoppa italiana di futsal, non più calcio a 5, è brutto chiamarlo calcio a 5, di futsal. E a livello nazionale la partita di cartello. Top. Dove abbiamo visto un 4-2 secco del Pesaro sull'acqua e sapone. Pesaro che ricordiamo fino a tre mesi fa si è giocata la finale scudetto sempre contro l'acqua e sapone. Quindi stiamo parlando di due, in realtà due squadre tra le migliori se non le migliori. Le più blasonate in campo nazionale. Spesso dico che quando arrivi a quel livello in Italia sei pronto poi per cercare di fare anche il salto di qualità in Europa. È storia, anche se l'acqua e sapone si continua a confermare da anni. Ricordiamo ai tempi la Luparense, che però quest'anno è l'acqua e sapone a mio avviso si è smembrato un po', ha perso dei pezzi prestigiosi. Si è smembrato come... un po', però ancora continua ad esserci. Come Gabriel Lima, che è stato nostro ospite, sembra ai microfoni della FT Lounge e Redazione Online, perché spaziamo in lungo e largo per quello che riguarda... Stiamo parlando però sempre di due squadre che hanno due allenatori migliori in Italia e anche nel mondo, Colini... storico e mister e Bellarte, Massimiliano Bellarte. Certo, abbiamo detto il top del calcio a 5. Esatto. Pesaro che va a vincere 4-2 contro l'acqua e sapone. La prima rete appunto la sigla Marcelinho dopo 10 minuti di fraseggio di gioco sullo 0-0. Nel futsal ci sta. Prima rete di Marcelinho. Taborda 2-0, Tony Dandel 3-0. Pesaro in netta supremazia territoriale. Jesulito firma il 3-1, Jonas Pindo 3-2 e il 4-2 ancora Marcelini. Niente, che dire, puntata bestiale a livelli altissimi e ci siamo fatti prendere in lungo sì, e largo sì, per quello che ci riguarda. Diretta lunga. Io prima di chiudere vorrei ringraziare tutto il team della FT Lounge Redazione Online con Filippo, Ivano, Francesco, che hanno dato anche questa possibilità alla Virtual di poter parlare di calcio e di ospitare appunto questa stupenda rubrica che loro, i ragazzi, hanno sempre curato il lunedì in forma cartacea. Per noi questo digitale. È un piacere, perché collaborare in termini sia redazionali e non, per noi è il nostro motto,
è quello di rimanere comunque unici nel nostro format e nel nostro genere, perché non vogliamo mai smembrarci per quello che ci riguarda, però ci piace aprire delle finestre, e quando collabori con realtà come la tua non posso che farti i miei complimenti. Una promessa, ulteriormente una promessa che facciamo come Virtual Real TV è quella di potenziare ancora di più quello che è il segnale video e audio, che miglioreremo al più presto per eliminare tutti i buffer che si verificano ogni tanto, e poi andremo anche in cabina di regia, quindi anche per darvi un maggiore contributo visivo, anche con degli highlights, delle moviole, e anche per rivedere alcuni gol principali delle partite, diciamo, di cartello. Abbiamo troppa voglia e troppa carne al fuoco, quindi stiamo studiando bene la materia, ma ci arriveremo assolutamente, sì. E nel frattempo ricordiamo che venerdì, sì, a Live lanciamo 95, così la novità, a Live 95040, sì, abbiamo già saranno invitato ospiti, sì, il nostro Enzo Sansone, nonché amministratore della For All Event, e il mitico Salvatore Paglia, nonché Tirolla, ai nostri microfoni a Live 95040, per raccontarvi qualcosina, dai. Ok, non sveliamo niente. Rimanete ma sintonizzati. Per chiudere, diamo i risultati live delle quattro partite di cartello di questa giornata. Sì. Per concludere tutti i maggiori campionati: Aston Villa West Ham 0-0 al 34esimo in Premier League. Torino Lecce, sorpresa finora basta, di questa non giornata, lo devi ripetere più. 0-1 al 46esimo, dove il nostro Francesco ci aveva detto secco 3-0 del Torino. In Serie B invece Salernitana e Benevento 0-0. E per andare in Serie C, intervallo finito Regina 1 Bari 0. Quindi i miei pronostici vanno avanti, i tuoi va bene, i miei vanno indietro. Finirà perché 3-1 Torino. Per uno che va avanti uno deve andare indietro. Finirà, mi accollo questo Torino ruolo. Allora, un grandissimo abbraccio a tutti coloro che ci hanno seguito in diretta. Grazie tutti Riccardo, ospiti. Grazie Filippo, grazie Ivano, grazie a tutti voi che siete stati collegati e ci avete supportato e sopportato per quest'ora e qualcosa e di mezzo, sì, diretta live Tandem dagli Sport, studi, dagli studi web radio di Real TV, Tandem Sport, targato FT Lounge e redazione online. Una buona serata e grazie a tutti. A lunedì prossimo con questa rubrica. E grazie buona a, tutti. A tutti. Buona serata. Buona serata a tutti.